Buongiorno ragazzi, perché dovremmo stare attenti se una persona ci genera forti, fortissime emozioni? Ma non è una cosa positiva? Ora vi spiego un argomento molto importante e molto interessante per il vostro benessere emotivo e affettivo. Qui con me è l'immensità dell'oceano, dopo la sigla. Pensi di non meritare di meglio? Ma ho detto perché credi di non meritare di meglio. Io credo di non meritare di più, invece è più grave. L'attaccamento nasce dal fatto che noi abbiamo bisogno di sicurezze. L'attaccamento dipende sempre dal fatto che non abbiamo fiducia in noi. Piangere per sapere di che cosa stai piangendo ti consola di più della paura che hai di ridere per una cosa che non sai quale sarà. La stessa voglia sola, esclusiva ed egoistica di cose belle e solo quelle, scappare e allontanarsi in maniera automatica dalle cose sgradevoli, non ricordare e andare solo verso chi vi fa del bene. Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati qui con me su Amore Imperfetto. Scusate se mi vedete che sono un po' sudata perché come al solito video fuori programma, mentre sto facendo la mia attività sportiva in riva all'oceano, mi è venuto in mente un argomento molto importante che volevo sottoporre alla vostra attenzione, ossia quello delle emozioni. È un argomento che abbiamo già lungamente trattato su questo canale, che ha poco più di 2 anni ha ottenuto i risultati che puoi vedere. Sono molto contenta, quindi ringrazio seriamente e di cuore tutte le persone che partecipano. Se ti capita spesso di vedere i miei video e non sei iscritto o iscritta, io le dashboard, ragazzi, non le guardo. Lo dico perché se non sei iscritto o iscritta, magari iscriviti, così facciamo crescere questa community, mi aiutate a diffondere questi contenuti gratuiti che mi confermate, aiutano molti di voi. Quindi anche voi datemi una piccolissima mano condividendo uno dei miei video o i miei contenuti con i vostri amici. Detto ciò, il tema delle emozioni è molto importante, anzi vi dirò di più, per l'essere umano è focale. Molte delle cose che gli esseri umani fanno, uomini e donne, lo fanno perché utilizzano anche in parte l'emozione per la trasposizione della specie. Lo stesso fare conoscenza, mettersi insieme a una persona, accoppiarci, sì, scusate ma non mi veniva in questo momento un altro termine, è un istinto che noi naturalmente abbiamo per il continuum della progenie. Quindi le emozioni fanno parte di questi contenuti e sono un ingrediente fondamentale anche per sentirsi vivi. A proposito del fatto che servono a sentirsi vivi, noi spesso scambiamo le forti emozioni, che purtroppo il più delle volte sono negative, come un simbolo di vita, qualcosa di vitale, qualcosa di importante, quindi lo traduciamo magari in positivo. Mi spiego un attimino meglio. Quando noi frequentiamo una persona o abbiamo a che fare con una persona, e non sempre, soprattutto ultimamente, soprattutto da adulti, soprattutto in questo momento storico, non sempre le cose vanno via lisce come l'olio, anzi a noi spesso piace metterci in situazioni complicate per mille o mille motivi, questioni di proiezioni, questioni di evitamento, questioni di basso valore del sé, il nodo di una qualche storia precedente che ci ha lasciato dei grovigli dentro e noi tentiamo di replicare o di sciogliere questi grovigli a mezzo di un altro copione. Tante cose di cui parlo soprattutto nei miei corsi e nelle consulenze, nelle videoconsulenze private, quindi se vuoi entrare in contatto con me vai sul mio sito, c'è tutto qui in descrizione. Tendiamo a confondere il picco emozionale con qualcosa di coinvolgente, con qualcosa di molto vicino a quello che noi potremmo credere un sentimento, un forte sentimento. Ho fatto da poco un video che parla della differenza tra sentimenti, emozioni, innamoramento e amore, mi pare si chiami, è di qualche giorno fa, è innamorato di te, una roba del genere, andatevelo a vedere. Fatto sta che sia uomini che donne tendono a confondere questi picchi con l'essere innamorati, ma non solo delle persone nuove, anche quando vi staccate da una persona problematica, con la quale ci sono dei conflitti, con la quale ci sono più incompresi che comprensioni, con la quale ci sono più momenti di tensione e litigio che momenti positivi nei quali state bene, è veramente
con una buona affinità elettiva, fate tutto quello che dovete fare sia nell'intimità che nella quotidianità. Quante storie conosciamo di persone che stanno fondamentalmente insieme solo per sfide di conflitto o solo per litigare, discutere o attuare un vero e proprio gioco di potere, quello di cui parleremo anche a Seduttivamente 2025. Dunque, proprio per questo motivo è importante distinguere le emozioni dai sentimenti e comprendere che le emozioni sono eteroindotte, cioè provengono da un agente stimolante esterno e sono effimere, ragazzi, durano poco. Ecco perché con molti di voi discutiamo sempre anche del fatto che le decisioni più importanti non andrebbero prese nel momento di picco emozionale, che magari vi fa proprio credere che quello sia l'uomo o la donna della tua vita, e nemmeno credere che dietro una forte emozione si nasconda un grosso sentimento del tipo io non sto bene, questa persona mi fa soffrire quando ci sono, ma soprattutto quando siamo lontani, quindi questo significa che io sono coinvolta, che io sono coinvolto. Molti di voi fanno questo ragionamento, fanno questa deduzione. Attenzione! Attenzione perché? Perché scambiare una forte emozione, spesso negativa, anche di umiliazione, anche di rifiuto, anche di abbandono, anche di conflitto, anche di sfida, anche legato al potere che può scaturire in una relazione tossica uomo-donna, scambiare questo per il sentimento è veramente fuorviante. Sapete perché? Perché il sentimento ha una sua evoluzione naturale e invece queste emozioni tossiche possono autoalimentarsi e continuare all'infinito ed essere continuamente confuse. Io conosco un sacco di persone, ora al di là di quello che può succedere in consulenza, ma mi rendo conto che anche esternamente un sacco di persone che vivono dei conflitti e delle umiliazioni pesanti all'interno della relazione, poi tendono sempre a tornare dal partner o a riaccoglierlo, a riaccoglierla o ad accettarlo, perché confondono questo picco con il sentimento. Ora, siccome questo video serve solamente a darvi come al solito uno spunto, non vuole essere né la risoluzione dei problemi del mondo né quella pillola magica incantata che risolve tutte le problematiche delle relazioni tossiche o diciamo così balorde e negative, però voglio parlarvi di una cosa che è uno degli obiettivi fondamentali del mio lavoro di professionista e di tutti i contenuti qui e sugli altri social. Mi puoi anche seguire su Insta o Facebook, ed è l'amor proprio. Amor proprio che cosa significa? Quando è che una persona ha amor proprio? Perché al contrario per me non lo ha, ma non lo ha per niente. E non si tratta di autostima, valore del sé, quelle sono altre cose, qui parliamo di amor proprio. Quando la tua voglia di stare bene e di smetterla di vivere in queste putride e incastrate situazioni spinose che tu non si sa per quale strano motivo, ma forse si può arrivare a saperlo, codifichi come amore, ecco, quando la voglia di stare bene supera la voglia di stare dentro a questi incastri. Amor proprio significa voler godere della vita, voler essere sereni, decidere che se oggi vuoi qualcosa di emozionante te lo vai a cercare tu, fai una scalata qui in mezzo alle rocce, ti vai a fare una surfata, vai insieme ai tuoi amici a fare qualcosa di emozionante, ma sei tu a decidere che quel giorno vuoi qualcosa di emozionante, non sei schiavo di un altro o di un'altra che ti somministrano a loro piacimento un trattamento che tu poi per forza dovrai in qualche modo giustificare, altrimenti come fai a rimanere lì? Amor proprio per me vuol dire questo, vuol dire voler vivere la vita in maniera pulita, in maniera serena ed essere in grado di distinguere la lana dalla seta. È collegato all'autostima? Sì, anche, ma ci possono essere persone che hanno autostima e non hanno amor proprio, perché sono due cose che pur viaggiando a braccetto sono molto diverse tra loro. L'amor proprio, se ce l'hai, tra l'altro, è una di quelle cose che tende più ad attirare gli altri, perché li seduce, perché a molti manca. E allora come mai molte persone non hanno amor proprio e vanno verso queste dinamiche o continuano a rimanere all'interno di queste dinamiche? Sarò un po' antipatica in questo caso. Molte inflessioni di questo tipo derivano dalla cultura di appartenenza, derivano dalla famiglia, perché noi, anche se potete negarlo, da qui all'eternità, da qui fino al Marocco che è di fronte a me in questo momento, noi proveniamo da una cultura che dice che se non rimani all'interno di una coppia, di una famiglia, o se non te la crei, o se per un periodo della vita decidi di fare altro, chiaramente hai qualcosa che non va, anziché dire a chi rimane dentro a queste relazioni che purtroppo qualcosa che non va ce l'avete voi due, che pensate che l'amore sia questo e invece vi state scannando, ok?
Un video di riflessione, così. Tante altre informazioni sulle dinamiche uomo-donna seduttivamente 2025. Vi aspetto. Amatevi dal profondo.